È un'emozione questa sera essere nel salotto culturale Koinè di Formia con Julio Pavanetti, questo autore che abbiamo invitato a raccontarci un po' del suo amore per la poesia, della sua passione per quest'arte. E soprattutto l'occasione ce l'ha data la pubblicazione per Decomporre Edizioni di questo libro, Battute d'arresto, il primo in lingua italiana del nostro autore. Sì, sì, aspetto che non ci sia l'ultimo, ma per oggi è il primo, sì. Non è facile per un autore una pubblicazione in altra lingua. Io e il terzo, il primo è stato in romeno, della Romania, il secondo Mergimi Dem in Kosovo in lingua albanese, non capisco niente, lo vedo il libro, dico sì, la fotografia è mia, il nome è mio, ma non capisco niente. In italiano è diverso perché io stesso ho fatto la traduzione, ma il mio italiano non è così buono, allora una volta finito l'ho dato a poeta e poetesse italiane che correggono il mio mal italiano, mi dispiace. Spieghiamo che Pavanetti è di lingua spagnola perché sì. Essendo nato in Uruguay vive in Spagna e quindi ecco, però questa passione per la poesia lo porta ad essere un autore ormai internazionale. Sì, perché oggi abbiamo la facilità con la rete di arrivare a tanti paesi, e penso che è buono per la poesia contemporanea crociare. No? Sì, sta bene? Voi mi corre. Incrociare, avere queste diciamo contaminazioni artistiche tra un paese e l'altro. Ecco. Ma com'è nato l'amore per la poesia? Beh, io penso è nato di sempre. Io ho cominciato molto giovane suonando la chitarra, le ho detto al presidente, oggi avevo visto la chitarra elettrica, e io scrivevo canzoni. Con 14, 15, 16 anni, ma poi è finito, non ho preso più la chitarra e sono andato diritto alla poesia, un altro tipo di testi, testi sono? Sì. Di testi, per canzone un tipo, una classe di testi, per la poesia era più profonda e allora, beh, ho letto molto di prima autori dell'Uruguay e autori della Spagna. Loro influenza mi ha fatto cominciare a scrivere più, soprattutto a pubblicare, perché io sono molto esigente con la mia poesia, con la poesia in generale, ma con la mia propria. Sono molto esigente, allora correggo, mi costa tempo di dire, beh, adesso già si può pubblicare, già sta, non è facile. E poi in altra lingua è più difficile, perché alcuni delle poesie che sono in questo libro, alcune, poche, ma sono con rime. Allora tradurre la rima è impossibile, deve cambiare. Ma... Sì, un libro anche illustrato, ci sono delle bellissime opere. Sì, di un artista spagnolo, sì. Carlos Naus Beltrán, è bellissimo. Io penso che il libro è stato molto ben curato da Decomporre Edizioni. Perché un libro è tutto, è un'opera d'arte, non è soltanto il contenuto dei testi, ma anche certo.
Sì, tutto lo insieme, ecco, tra disegni e versi e sì. Tutto l'insieme. E poi ecco la traduzione di tre che sono insegnanti. Sì, io volevo molte delle poesie l'ho tradotto, la prima traduzione l'ho fatto io, ma poi ho voluto che, perché il mio italiano ha molti falli, errori. Ecco, ma passiamo ecco, a dire a chi ci guarderà, a chi ci ascolterà, i temi della tua poesia. Ecco, sicuramente l'amore, perché insomma... Sì, ma l'amore è un tema molto ricorrente, si dice, no? Ma io ho scritto tanti libri in spagnolo, l'ultimo prima di questo è il primo che ho scritto con poesia d'amore, ne ho tante, ma io non so, voleva prima scrivere su altre cose, no? Ecco, quali? Sì. Diciamolo. Per esempio, in questo libro sono poesie selezionate. Sì. Allora, io l'ho fatto in quattro sezioni. C'è un tema dell'amore e il crepacuore. Ogni sessione è aperto con una citazione di un scrittore o un poeta conosciuto. Per esempio questo, la memoria. Per me è un tema importante, la memoria. E allora lo fanno con questo, dice per esempio Oscar Wilde, memoria è il diario che tutti portiamo con noi. Certo. È vero, e allora ci sono poemi della memoria. Poi ci sono poesie, non si dice poema, no? Si dice poesie qui. della rivendicazione sociale, sì. O preoccupazione per la natura, per il mezzo ambiente, no? Sì. Si dice la fame, la violenza, la guerra, certo. Tutto quello va in un capitolo che per me è molto importante. Noi diciamo la poesia civile, per indicare che sono tematiche universalmente importanti, un po' alla maniera di Neruda, la poesia civile. Sì, non è Neruda uno dei miei, di chi ha fatto una grande influenza su me, soltanto in alcune poesie, ma ci sono tanti altri poeti che hanno influenzato nella mia poesia. Ma sì, è un tema che mi preoccupa. C'è un altro capitolo, un'altra sessione del libro che parla un po' su perché io ho lasciato il mio paese e sono andato a vivere a un altro, che non è facile. Anche se è la stessa lingua, ma non è, io per esempio mi sento più italiano che spagnolo, ma per le costume, anche per la gastronomia, sì, che piace molto. E allora c'è una sessione che parla un po' di quello, alcune poesie, sto preparando tre libri, due sono poesie che parlano di quel momento, di quando sono andato, quando sono arrivato alla Spagna, e allora tutta quella malinconia, no? Malinconia si dice? Sì, malinconia. Malinconia, nostalgia, sì. Perché ho lasciato anche i miei genitori, allora tutta la famiglia, non è stato facile, ma... Adesso io posso scrivere con il sentimento, che credo che ci sia importante per trasmettere quello che vuoi scrivere, ma
con un po' di distanza. Posso lasciare un po' di distanza e scrivere come un ricordo, no? Come la memoria. Quindi diciamo un primo periodo integrarsi è difficile, convivere con situazioni diverse, però poi sei riuscito a dare il tuo contributo culturale. Sì. No, io ringrazio molto la Spagna perché io sono stato sempre, dall'inizio, molto ben inserito, mi hanno trattato molto bene, con molto affetto, allora sono... Ma ho lasciato molto. Come diceva, uno dei miei libri che sta preparato per pubblicarsi parla di tutto quello che ho lasciato, tutto quello che ho, ma tutto quello che ho perso, tutte e due. Allora il libro è anche una poesia che c'è nel libro, si chiama della stessa maniera, è Mar in mezzo. Mar in mezzo è una parola che ha inventato Juan Ramón Jiménez, grandissimo poeta spagnolo, e mi ha piaciuto perché tutto quello che portavo e tutto quello che ho perso è restato in mezzo al mare, e quella parola tutta insieme, Mar in mezzo, è come dire, un resume. Sì. Tutto quello che più o meno mi è successo nella vita. No? Nella vita. Mare che divide, mare che unisce, sì. Mare che ci avvicina o ci allontana a seconda di come uno si pone. Ecco, diciamo per concludere questa breve intervista, prima dell'inizio dell'incontro di questa sera, il ruolo degli intellettuali, dei poeti, in un momento difficile come questo, quando si tende più a sottolineare quello che divide e non quello che invece ci unisce, nel nostro caso la poesia. Io penso che per il poeta è un compromesso, il poeta non può restare isolato in un mondo perfetto di illusione, la realtà è la realtà e il poeta deve contribuire a aprire gli occhi con speranza anche per il che legge o ascolta, perché c'è una speranza, ma è un momento molto difficile e non si può restare fuori di quello, no? Allora penso che è un compromesso per il poeta stare sempre al fronte della realtà e trasmetterla, no? Sì. Non so se lo dico bene, ma benissimo, mi dispiace, il mio italiano non è perfetto. Benissimo, ecco questo augurio di pace, con questa speranza nel cuore, ecco, salutiamo chi ci ha seguito e leggete Julio Pavanetti. Grazie mille.